ti metti una bella tuta tipo da sub, però ti parte da qui, ti arriva fino a piedi, poi un bel buco in mezzo alle cosce, come usava una volta. Vai. Ma davvero, guarda, me lo chiedo sempre, perché quando mi fanno queste domande non c'è versi, io mi chiedo, ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare di sottopormi a ste domande tutti i giorni? Con l'Isis, no, ogni tanto ci mandiamo una letterina, siamo un po' amici di lettera, no, come usava una volta, sì, che qualcuno mi manda una letterina, gli rispondo, ci mandiamo cuoricini, sì, insomma, un rapporto così. Una volta facevo un po' di BDSM, ora diciamo che sono un po' limitata. Però BDSM post abuso è quello che ci vuole per rivendicare tutto quello che devi rivendicare. Il consenso e pure l'insulto. Mi hanno costretto? O forse mi hanno costretta al battesimo? Grazie a Dio nella mia vita mai a un'altra cerimonia che non ho scelto, però tipo il battesimo non l'ho scelto io, la conversione sì. Di cipolla, può essere, sai, non l'hai buttata di fuori. Mi vedi col velo e pensi che io sia una sottomessa, senti dei miei abusi e pensi che l'Islam sia brutale. Ricordati che io sono cresciuta in una società che mi ha plasmata affinché io potessi subire violenza in quanto donna. Il patriarcato è violenza e il patriarcato non è un fenomeno di importazione. Il patriarcato è in casa nostra e l'Islam e il femminismo islamico sono stati i miei strumenti di liberazione. Dio voleva questo per me? È lecito tutto questo? No, non era lecito e io me ne sono andata.